io cerco l'arte nei movimenti, ma non in spezzoni di movimenti particolari, quelli allora, io mi dedico all'arte, io faccio l'arte, sono... va benissimo poi che ci sia anche della gente che specificamente come dire, si occupa di questa, diciamo, dimensione. Ma se il processo non nasce dal magma del movimento, cioè se non esprime in forme diverse, in forme nuove, in forme inedite, in forme bizzarre, in forme sorprendenti, in forme, questa è l'arte che deve fare questo, ma deve esprimere quello, perché se no è il solipsismo, e adesso un tempo si diceva, si diceva masturbazione prima della valorizzazione di questo fondamentale rapporto con se stessi, siamo dell'essere umano, quindi non diciamo masturbazione, però solipsismo si può dire, sì, c'è questa chiusura nella cosa, io sono un artista, io faccio la cosa, ho la mia dimensione, guardo la cosa e faccio l'arte e produco l'arte, ma dove diavolo c'è? Non lo so, io non è quella l'arte che mi interessa, quindi se devo dire cosa dovrebbe succedere dentro un centro, dovrebbe essere un posto in cui certo si dà una attenzione specifica, maggiore che in altri posti anche di movimento, alla dimensione espressiva, quindi al modo in cui si fanno le cose.